se tu fossi eletto, quale potrebbe essere la tua prima iniziativa in Parlamento? Beh, allora, dato che noi abbiamo un programma che parla molto di questioni lavorative, del mondo del lavoro, per noi è fondamentale appunto un alzamento del salario minimo, che come oggi non va bene, e per noi deve essere di 1.400 euro minimo per tutte le categorie, in più una riduzione dell'orario di lavoro, parità di stipendio chiaramente, e una scala mobile del salario affinché si aumentano i prezzi sul mercato con l'inflazione eccetera, aumentano di conseguenza anche i salari dei lavoratori. In questo modo qua, cioè, si potrebbe avere uno stipendio più dignitoso per chi lavora, e sostanzialmente andremo ad attaccare i profitti dei padroni che in questi anni hanno praticamente succhiato solo il sangue dei lavoratori. E l'altra cosa che noi rivendichiamo, appunto, la cancellazione del Jobs Act, un ritorno allo statuto dei lavoratori come era in origine, quindi la reintroduzione dell'articolo 18, che in questi anni ha fatto soltanto danni. Abbiamo visto che con il Jobs Act di fatto i licenziamenti sono aumentati, c'è stato soltanto un aumento della precarietà, e oltretutto abbiamo visto anche un aumento dei licenziamenti di fatto politici verso quei delegati sindacali più combattivi in questo periodo. Quindi questi qui sono gli effetti del Jobs Act che noi appunto combattiamo, e rivendichiamo una vera democrazia dei lavoratori, dei veri diritti per chi lavora, e oltretutto rivendichiamo anche la nazionalizzazione delle aziende strategiche nel nostro territorio per chi licenzia e chi delocalizza. La nazionalizzazione sotto controllo dei lavoratori e degli utenti, in modo tale che appunto chi vuole andare via dall'Italia per risparmiare sulla manodopera, comunque deve mantenere qua i mezzi di produzione ed essere gestiti democraticamente da parte dei lavoratori e degli utenti. Un buon motivo per votarvi e per votare te? Ma un buon motivo è quello del programma di rottura, che non è che non guarda alle riforme, che non guarda soltanto a rendere questo sistema un po' più umano, ma a rompere con questo sistema che di fatto non ha nulla di umano, e con le nostre rivendicazioni e con la nostra, il nostro programma radicale andiamo a scardinare quei punti fondamentali che reggono questo sistema.